Bene, è il gran giorno, tutto è pronto, abbiamo dato l'ultimo colpo di vernice a un muro, abbiamo appeso l'ultimo striscione, i giornalisti sono numerosissimi, premono per entrare, siamo qui, l'Arca sta per entrare nel mare, navigare con questa quinta edizione della mostra con tre veramente giganti dell'avanguardia. Siamo nella sala di Miró, alla mia spalla c'è uno dei quadri più celebri di Miró, più avanti ci sarà Calder, entrando ci si incontra con Mondrian. Fervono veramente i preparativi e soprattutto c'è molta attesa e grande voglia di fruire di questa magnificenza. Bene, viva Vercelli, viva l'Arca, l'arte Vercelli, viva la mostra. Edizione sui giganti dell'avanguardia, un ulteriore momento di incontro con la collezione Gure, ma soprattutto con un grande personaggio, con un grande amico, con un grande uomo, Luca Massimo Barbero. Avrete l'opportunità adesso di sentire dalla sua viva voce il racconto di come è nata l'idea di questa esposizione, come abbiamo condiviso il progetto, come l'abbiamo portato avanti, come questa amministrazione del sindaco avvocato Andrea Corsaro, di cui io semplicemente realizzo le indicazioni al meglio possibile, ha perseverato nel tempo. Una delle caratteristiche negative della politica del giorno oggi è l'estemporaneità. Noi invece abbiamo puntato sulla continuità, consapevoli che soltanto nel lungo periodo si potranno vedere poi risultati concreti. Bisogna resistere, stringere i denti, è un momento difficile, un momento complicato e come al solito viene individuata la cultura come elemento su cui fare delle restrizioni e dei tagli. Lo riteniamo veramente errore mortale. Io ho partecipato al convegno che ha organizzato il Sole 24 Ore a Milano su il tema del valore della cultura, si dice niente cultura, niente sviluppo, ed è la pura verità, anche se purtroppo su questo c'è poca sensibilità e percezione. Noi siamo convinti che sia così, andiamo avanti, abbiamo trovato quest'anno addirittura più sponsor degli anni scorsi, il che vuol dire che in questo terreno della cultura questa città sta attraverso i suoi imprenditori rispondendo al meglio. Quindi grazie per essere qui, l'operazione è Vercelli Innamorarte, un modo per innamorarsi della bellezza della città attraverso la cultura, la storia, le grandi esposizioni. Arca, Guggenheim sono l'epicentro, ma da qui si dipartono tutta una serie di cerchi eccentrici che allargano la percezione, quelli della musica, quelli della danza, quelli della poesia, della letteratura, della convegnistica internazionale, di tutto quanto renda questa città percepibile come bella, accogliente e piacevole. Noi amiamo Vercelli, ci auguriamo che voi che siete arrivati qui come graditissimi ospiti ne partirete come entusiasti ambasciatori per parlare il meglio della città di Vercelli. Luca Massimo Barbero non ha bisogno... Luca Massimo Barbero non ha bisogno di presentazioni, è sicuramente oggi tra i primi 5 critici d'arte italiani, se non ancora di più. È un grande onore aver condiviso con lui nel 2007, quando Paul Zweigbaum ci disse che noi eravamo bambini dell'asilo col grembiulino in tema di mostre. A settembre, davanti a Bilbao, a Berlino, a New York, disse erano allievi, sono diventati maestri. Grazie a Luca Massimo Barbero. Grazie. Grazie. Prego. Benvenuti, io vi chiederei soltanto di, se, non so se mi sentite, vi chiedo già intanto scusa perché vivo in una condizione curiosa della mia salute, però sono particolarmente felice, io devo ringraziare l'amministrazione, l'assessore, il sindaco per una semplice ragione che voi tutti conoscete, è difficile riuscire con le amministrazioni italiane a fare quello che io ritengo assolutamente utile per la cultura, cioè far trovare la strada, c'è sempre questa idea di voler fare il grande evento, di fare, come dire, il grande momento di condivisione culturale, ma è molto difficile riuscire a costruire un percorso completo e ancora di più riuscire a in qualche modo resistere. C'è una marea in mano, quindi io non ho. Certo.
non mi spiace. A riuscire a fare 5 manifestazioni e il prossimo anno sarà la 6ª. Questa sarò un po' forse più, come dire, sintetico, magari ci spostiamo poi nella zona di Mirò, perché non riesco purtroppo a urlare, ma vi dicevo, questa è dedicata a 3 giganti, giganti nel senso forse più buono del termine, e vorrei con voi anche un po' forse sfatare, costruire insieme il percorso rispetto a questi 3 grandi nomi, ma non solo sono stati scelti perché sono 3 grandi nomi, ma perché sono 3 giganti che riescono ad avere una frequentazione continuativa con Peggy e con Solomon e Hilary Bey. Quindi l'idea sono dei giganti non addomesticati, ma è il coraggio di questi mecenati e collezionisti di averli avvicinati già dagli esordi. La caratteristica principale, anche perché non penso che in questo momento voi riusciate o riuscirete a vedere cos'è sulle pareti, quindi magari ci portiamo nella sala di mezzo e vi do alcune linee e poi se avete, come dire, voglia, io poi vi aspetto per un altro giro, ma la caratteristica principale è quella che grazie alle collezioni di entrambi i musei siamo riusciti ad avere delle antologiche ridotte significative di ogni autore presente in mostra, di ognuno di questi giganti. Li vedrete, li vedete in ordine cronologico di nascita, quindi siete nella sala di Mondrian, che è il più anziano, è il padre di una astrazione, che poi vedremo qual è anche l'altro filo della mostra del XX secolo, e già appunto alle vostre spalle o alle spalle di qualcuno incominciamo con gli inizi del secolo, con il Bosco, quindi con l'idea proprio dei primissimi proprio dipinti fatti per ognuno di questi autori. C'è una frase molto bella di Mondrian che dirà: perché noi neoplastici non possiamo, come desideriamo, dipingere un bosco semplicemente per le linee verticali che lo compongono, cercando la linea più difficile da rintracciare in natura, che è quella orizzontale. Quindi vi chiederei di guardare poi questi due dipinti, la Calla con una sorta di colore infuocato, il Moulin of Escapelle, questo straordinario metamorfosi che ci spiega poi anche come Mondrian vada verso un simbolismo, vada verso la ricerca, come dire, quasi di un esoterismo e dei colori e dell'annullamento della natura. Il capolavoro della paesistica, se vogliamo, che è appunto Dune nella Zelanda, che è quello che intravedete, presumo, sopra le vostre teste in un qualche modo, e soprattutto con grande fortuna essere riuscito ad associare per questa mostra Vaso di Zenzero Natura Morta numero 1, Vaso di Zenzero Natura Morta numero 2. Siamo in Olanda, la grande natura morta olandese, l'incontro con Cézanne, il nuovo essere sintetici e poi, come dire, alle mie spalle l'idea del percorso di sintesi. Io penso che questa sala sia, come dire, esaustiva e sufficiente, se qualcuno avrà modo di chiarirla, spiegarla e vederla poi come visitatore in modo quieto, sia sufficiente a capire qual è l'intero iter del percorso mondrianico, compresa Scaffalatura, che vedrete qui, uno dei capolavori della collezione del museo, e Oceano 5 insieme alla rarissima Losanga e al piccolissimo disegno, ancora paradossalmente più raro, della Losanga, che vedrete appunto accostata al dipinto, dove capiamo effettivamente tutto il percorso di questo genio della sintesi e devo dire anche del senso cosmico delle cose, per cui la rarità per paradosso sta nella quantità e nella qualità dei dipinti di Mondrian figurativi che siamo riuciti ad avere grazie anche al Gemäldemuseum Museum dell'AIA, che ha un ultra quarantennale rapporto di scambi di opere permanenti o semipermanenti con il Guggenheim. Vi lascio per accompagnarvi nella sala invece del grande pensatore di nuovi personaggi che troverete proprio immediatamente dopo Mondrian, che è Miró. Dubbio che il suo obiettivo sia in un qualche modo capire cosa succede a Parigi, quindi siamo con un olandese che poi si trasferisce a Parigi. Calcolate che Mondrian come dire, vede e rimane folgorato rispetto a Cézanne, che io torno a dire
non è Picasso che ha cambiato il XX secolo, e come sempre c'è qualcuno prima che permette ai pionieri di essere pionieri, c'è l'ignoto in un qualche modo che anticipa, no? Come in tutte le storie, come in tutte le religioni, c'è sempre qualcuno che va a presagire senza conoscere e senza sapere, è Cézanne che cambia la pittura del XX secolo e la rende possibile il cubismo, rende possibile tutte le altre sperimentazioni. Per Mondrian è così. Per il giovane Miró, ovviamente, c'è un amore per i grandi paesaggi, lo dimostriamo con quel rarissimo dipinto, ma c'è anche già da subito un tentativo di ribaltamento della visione. E vi chiederei di guardare poi con attenzione la rarità e presumo, lo definirete voi, ma l'importanza di questa mostra non sta appunto nella quantità, ma nella difficoltà e nella rarità e nella, come dire, forse anche caparbietà del curatore di essere riuscito a muovere certi dipinti. Quello è un lavoro che si vede pochissimo e vi chiederei di guardarlo con attenzione, soprattutto per quanto riguarda, come dire, la quinta di apertura, cioè l'angolo a sinistra, e questo risolvere i campi arati come una sorta di gioco di arcobaleno già postmoderno all'inizio del secolo. Quello, devo dire, Pradesh è una delle, come dire, uno dei capolavori giovanili di Miró, così come c'è un gioco, perché scoprirete poi anche tutti, io devo dire, le assonanze, i giochi, le relazioni che ho voluto creare non solo fra questi tre autori perché presenti nella collezione Guggenheim, ma anche fra di loro. C'è un viaggio di Miró in Olanda dove non solo, può sembrarvi un paradosso, Miró si innamora della pittura olandese, quindi si innamora della pittura dello stesso paese da cui Mondrian fuggiva, anche per il peso, devo dire, della cultura olandese, e crea quel capolavoro assoluto che è il Terno Olandese 2, che abbiamo portato dalla collezione di Peggy, che è l'esatta traduzione in sintomi, direi, e in personaggi surreali di un quadro di Ster che si chiama La lezione di danza. Quindi è l'idea di Miró, e attenzione perché questo sarà poi il filo di tutta la mostra, cioè di come tradurre ciò che io vedo in un nuovo linguaggio astratto, cioè come portare la realtà in un altro luogo attraverso l'astrazione. Mondrian lo fa poi con i suoi cosmi perfetti, con la sospensione. Nella Losanga lui scrive: la cosa che mi interessa in realtà non è solo l'evocazione di un luogo mentale, ma il fatto che gli angoli di questo quadrato si incontrano all'esterno del dipinto. Cioè lui suggerisce uno luogo addirittura metafisico per riprodurre quello che lui sente come un senso cosmico di realtà. Miró lo fa con le sue accezioni straordinarie e con quel quadro, se lo vedete, insomma, c'è il suonatore, c'è un piccolo strumento appeso come una farfalla lassù, e c'è lo stesso strumento appeso anche nel dipinto olandese, ma ripropone delle nuove forme. Ciò che non vedrete, ma che vi chiederò di vedere poi con attenzione, invece è uno dei quadri della collezione di Peggy che ha più segnato l'influenza dell'arte europea nei confronti della nuova generazione americana, esposto già nella galleria museo di Peggy, Art of the Century, il quadro per ammissione di Pollock, di Rothko e di altri giovani è stato forse uno dei dipinti che ha fatto capire agli americani come si potesse ricominciare da zero e creare una nuova pittura. Quando lo vedrete meno asserragliati e assiepati di fronte, capirete questo canto bruno straordinario, quest'aria, questo polmone quasi evanescente che insomma palpita all'interno di questo, e questo astro non finito, sospeso, questa figura che è un uccello e non più un umano, che ci parla proprio del cambio del mondo di Miró. E con questo dipinto, Donna seduta 2, posso dirvi che abbiamo portato a Vercelli i tre capolavori di Miró che non viaggiano mai insieme e che non lasciano mai la collezione di Venezia insieme, sono un po' la nostra famiglia reale, per cui anche fisicamente non viaggiano sullo stesso camion, perché non si staccano mai dal nostro museo e sono tre quadri che non possiamo permetterci di far viaggiare troppo. Sono particolarmente felice perché in una mostra di grande scelta e anche, spero, lo deciderete ancora voi, ma di pertinenza puntuale, cronologica, questo era un lavoro fondamentale.
ed è qui a Vercelli e ne sono sufficientemente felice, perché è proprio come dire, l'emblema di un mondo che si compone con le nuove figure di Miró. Vedo Francesca Pola che ha scritto il saggio per il catalogo su Mondrian, e vedo Sileno Salvagnini che ha scritto il saggio su Miró, e quindi tra l'altro nel catalogo i testi sono intorno alle opere del Guggenheim, ma anche intorno al rapporto, quindi il terzo punto di lettura della mostra, il rapporto di questi autori con l'Italia, per cui leghiamo sempre il più possibile, diamo se possibile insomma sempre più chiavi di lettura. Doppio piacere che vi chiederò poi di percorrere questo luogo. L'ho chiamata la stanza dei giochi perché, così come hanno detto anche alcuni responsabili della Fondazione Calder, è raro vedere una concentrazione di rarità cronologiche dell'autore in uno spazio insieme, quindi anche questa è ancora di più come dire, una gioia, così per come io in un qualche modo intendo le mostre. Non mi stuferò mai di dirlo, per me le mostre sono degli incontri fra amici, ed è come una festa, è come una cena. Bisogna sapere invitare le persone, bisogna riuscire a sederle al tavolo nel modo giusto, e in alcuni casi anche mettere persone e opere che apparentemente non si parlano, e così forse l'impressione che voi potevate avere all'inizio dicendo cosa c'entrano Mondrian, Miró e Calder insieme, forse vi sta passando, perché questa cena, questa festa di colori forse fa capire, grazie sempre ai Guggenheim, come uno spirito sottile governasse l'astrazione di quegli anni da fonti completamente diverse. Appunto il Mondrian da un punto di vista proprio proto-cubista e poi post-cubista, Miró con questa radice catalana che non è necessariamente ipersurreale, e Calder. C'è un'altra chiave, uno è un olandese, uno è uno spagnolo, questo è l'unico americano. E uno dei compiti delle collezioni di Peggy e del museo di Solomon è sempre stato, sono sempre stati quelli di far conoscere le opere del contemporaneo e in un qualche modo permettere una formazione, ed è una delle missioni ancora oggi del museo. Quindi in qualche modo Calder è colui che va in Francia, a Parigi, e scopre i risultati di Mondrian e di Miró. Dopodiché, da traghettatore di cultura, così come è stata Peggy, prende questo bagaglio di colori e di forme, lo riporta in America, facendo sempre una vita continuativa fra appunto queste sponde, un vero ponte. Vi dicevo, la rarità di queste opere risiede non solo nel fatto che sono molte, ma anche proprio nel fatto che, da un punto di vista di conservazione, e questo l'arca è straordinaria, perché questo piccolo spazio che viaggia nel tempo, come la chiamo io, è perfetta per la conservazione. Devo dire, rifacendomi alle parole dell'assessore, che talvolta noi pensiamo a grandi disegni faraonici e spesso pensiamo che tutto debba essere sempre il grande, grandioso progetto che purtroppo conosciamo in Italia, ha dei destini lunghissimi e non sono mai seguiti poi dalla stessa amministrazione, quindi poi i destini in questo paese sono destini da luoghi incrociati che spesso non si incrociano. L'arca, secondo me, è un pensiero intelligente. Una chiesa gotica che era un mercato, io la ricordo, con del grès per terra, con un orologio semi-metafisico qui, lo smalto sulle pareti, eccetera. E mentre si conserva e si scoprono, io dico sempre quasi un San Bartolomeo, cioè stanno spellando questa chiesa e scoprendo il fatto che è tutta completamente ricoperta di affreschi, ma mentre accade questo lavoro di conservazione e di riscoperta dell'antico, non si sono preclusi il moderno e il contemporaneo, come per la maggior parte delle volte accade, e hanno creato questo contenitore perfetto, moderno, semplicissimo, con tutti i crismi della conservazione all'interno della navata. E devo dire che per una battuta mi hanno detto, hai appeso, forse l'ho detta io, temo, hai appeso gli orecchini di Peggy alla volta dell'arca, e in effetti vi dicevo, per la conservazione perfetto, 1934-1936, i primi mobiles di Calder. Sono in forme che riconosciamo, e di natura organica, e con riferimento, anche per Calder vale questo, con un riferimento diretto alla natura, cioè a tradurre la natura, la realtà in forme nuove e astratte.
un lavoro come questo che ci ricorda forse proprio anche la sua vicinanza non solo a Miró ma a Arp, ci sono alcune forme che sembrano delle microscopiche sculture di Brancusi, l'idea proprio di questo americano che in un qualche modo no, mangia le forme della ricerca europea e le rimette in forma scultorea, ma soprattutto è inutile dirlo, insomma, un signore mi ha detto: ah, ma allora Calder prende queste sculture dalle sculture che si mettono sulle culle dei bambini. E io dico: no, è la Chicco che guarda Calder, non è Calder che guarda la Chicco. Calder rivoluziona il concetto stesso di scultura. Può sembrarvi piuttosto banale, ma tutto ciò che dava certezza alla scultura fino agli inizi del XX secolo, pensate ai futuristi. I futuristi che parlano di dinamismo, di velocità, no? Di forza, eccetera, in realtà anche il grande, grandissimo Boccioni, quando scolpisce, rimane nelle materie classiche e rimane forse nel termine più classico e di disposizione della scultura, che è il pondus, la base e l'elevarsi, o in un qualche modo il senso di gravità gravitazionale, quindi l'ineluttabilità del peso della materia. Calder, con un gioco che viene anche dalla sua formazione ingegneristica, perché padre scultore ma formazione iniziale da ingegnere, ribalta il concetto addirittura della base e ci fa come dire giocare con la gravità. 1945-46, la guerra non dà più materiali per la scultura. Peggy ordina la testiera del suo letto in argento. È la scultura grafica, io dico sempre che in questo modo, e anche qui vi chiederei di guardare tridimensionalmente, in quel caso Calder sta disegnando nello spazio con la luce, come se fosse un grande arabesco sospeso ed è un acquario sotto con i pesci sospesi e che sale con delle felci, con dei grandi getti naturali, ancora una volta il rapporto con la natura che c'è in tutti e tre ed è fortissimo, fino ad arrivare alla piccola libellula sulla destra e a queste foglie che salgono e che in un qualche modo richiamano il titolo di quella straordinaria scultura che vedete soltanto con alcune parti bianche, il fiore probabilmente che c'è sulla sinistra, appartenuta a Hilla Ribey, poi nella collezione Guggenheim di New York, che si chiama Yucca e che quindi, come dire, denota completamente la derivazione, l'ispirazione naturale. Ci sono alcune curiosità. 1942, apertura della galleria Art of the Century, per dimostrare la mia imparzialità fra surrealismo e astrazione, indosso un orecchino di Tanguy e un orecchino di Calder. 1938 Calder fa gli orecchini famosissimi di Peggy, delle sculture enormi orecchini, ma sono dei mobile anche questi in metallo. Da anni erano scomparsi dalla collezione di Peggy, forse regalati, forse transitati in altri luoghi, e per la prima volta, come si dice al cinema, in Italia presentiamo gli orecchini di Peggy rientrati grazie a una donazione di una fondazione e di alcuni privati, sono di fianco alla sua testiera e per una volta ancora sono davvero in un qualche modo con rarità entusiasta, perché noi curatori combattiamo contro i conservatori sono quelle persone responsabilissime che vorrebbero l'opera chiusa in un bunker per il resto dei suoi giorni, giustamente al di là di ogni sguardo, perché anche lo sguardo consuma. Noi siamo gli sciagurati che debbono estrarre queste opere per poterle fare consumare nel senso buono dal nostro pubblico. Sono felice perché gli orecchini, la testiera, non solo sono la prima volta che si espongono insieme, ma che si vedono e che si muovono, perché sono delicatissimi. Così come grazie alla Fondazione Calder siamo riusciti ad avere le due costellazioni. 1943, come vi dicevo, difficoltà nel trovare l'alluminio, per cui Calder scopre di nuovo le forme di legno, quindi negli anni 40 abbiamo alcune sculture, come in questi casi, insomma, fatte di legno, ma proprio per carenza di materiale, cioè la guerra aveva in un qualche modo consumato tutti i materiali nobili e i metalli in generale. Faccio un esempio per chi è piemontese, basta vedere le cancellate del Palazzo Reale di Torino che non ci sono più, insomma, ogni volta uno passa e dice dove saranno finite le cancellate, sono state fuse, insomma, per cui, e nascono queste costellazioni che sono forme ancora una volta sospese. Vi ricordate quando vi dissi ricordate, guardate bene il Mondrian, guardate l'ombra di queste sculture,
e capirete, come dire, in un qualche modo l'assonanza curiosa che c'è fra quelle sfere nere legate dal filo e le costellazioni dell'amico che in questi anni sta facendo, appunto, con lo stesso titolo, lo stesso tipo di opera. Arco di petali, 1941, alluminio, quindi una rarità e devo dire uno dei cuccioli preferiti. Vi confesso che poi vi chiederò di guardare con grande poesia e grande attenzione queste opere di Calder, che sono dei mobiles a stelo, non sono degli stabile, perché hanno parti che si muovono, compreso quello piccolissimo che c'è in questa vetrina, in questa bacheca, che ho cercato inutilmente di rubare durante il making della mostra, perché vorrei di fianco a me, di fianco al computer quando scrivo, un piccolo dinosauro felice, insomma. E mi sta ogni tanto facendo venire anche la voglia di pensare a una mostra fra lui e l'altro grande poeta ormai perduto italiano che è Melotti. Mi piacerebbe tantissimo sentire i due che parlano, come dire, di poesia e di leggerezza. Questo arco di petali chiude la mostra, ma è anche il simbolo, come dire, che ci lega a Vercelli. 1948, Peggy, come troverete nei testi, allestisce il suo padiglione, quindi porta per la prima volta le sue opere in Italia, la Biennale di Venezia, nel padiglione della Grecia, dà grande risalto e grande spazio a quest'opera che in un qualche modo Calder ha sempre chiesto per ogni grande antologica, da quella del MoMA alle ultimissime mostre, e lo appende aspettando un personaggio, aspettando l'allora presidente, fresco presidente della Repubblica Einaudi, che in un qualche modo sancisce l'ingresso della collezione di Peggy Guggenheim in Italia e si fa fotografare con Peggy sotto questo arco di petali straordinario. È in movimento, è contro questa parete rossa, è la chiusura di un rapporto e di una mostra, ma soprattutto è anche quella frase che ci fa ritornare all'inizio della mostra, 1930, Calder, grazie a un amico, riesco a visitare lo studio di Mondrian a Parigi. Salgo, entro nel grande studio, i dipinti a griglia, i muri segnati da linee nere e quadrati colorati. Dico a Mondrian, sarebbe meraviglioso che tutto questo si muovesse. Mondrian lo caccia dallo studio, Calder incomincia a fare i suoi mobile, tra l'altro con griglie e parti mobili. Inizia quindi, grazie al grande maestro, la nuova scultura americana. Signori, grazie.